Il ministro Sergio Costa ha confermato che si farà l'impianto di compostaggio a Battipaglia, sottolineando lo vuole De Luca. Replicano per il comitato Battipaglia dice no il portavoce Nunzio Vitolo ed il vice sindaco del comune di Battipaglia, Angelo Cappelli. La verità è quella che è sempre stata. In effetti, se ti riferisci alle dichiarazioni, anzi alla risposta del ministro Costa all'interpellanza del senatore Iannone, in effetti il ministro Costa non ha fatto altro che andarci a confermare ciò che sappiamo già da 4 anni, cioè da quando il piano regionale dei rifiuti è stato, diciamo, generato, e in questo è contemplato anche il compostaggio di Battipaglia. Quindi non ci ha detto niente di nuovo, né ci ha tolto nulla a quello che già era lo stato dell'arte. Che cosa farete adesso per impedire tutto questo? Noi faremo quello che abbiamo sempre fatto, quindi continueremo a fare, per essere precisi. Cioè, saremo pungolo, saremo uno stimolo e andremo a compulsare quella che è la filiera istituzionale che è preposta per le diverse competenze a risolvere e a tutelare i problemi del territorio. Quindi continueremo con la nostra azione di protesta, con la nostra azione anche di proposizione, perché noi, oltre a protestare, abbiamo cercato anche di dare delle risposte, abbiamo cercato anche, dopo questa ultima storica delibera provinciale, anche un confronto con la nostra amministrazione, per cercare di, diciamo, portare tramite la nostra istituzione, che dovrebbe essere il primo interfaccia qui sul territorio, delle proposte di risoluzione al problema, o quantomeno un tentativo. Io sono sbalordito nel leggere alcune dichiarazioni di parti politiche che accusano De Luca di fare campagna elettorale sul compostaggio di Battipaglia, ma credo che sia il contrario, perché questa storia nasce già da alcuni mesi, dove noi siamo stati rassicurati su questo impianto di compostaggio che, nonostante sia stato comunque aggiudicato con una gara, pare che ci hanno rassicurati, anzi, che le cose dovrebbero cambiare. Naturalmente a me dispiace che poi questo argomento possa essere strumentalizzato a discapito dei cittadini che magari poi si sentono preoccupati in virtù di questa possibilità e che poi alla fin fine è solo un gioco politico che vogliono attribuire a De Luca, ma penso che sia il contrario, ripeto, perché vedo delle componenti politiche che su questa situazione vogliono cercare come al solito di usare Battipaglia, di usare i voti dei cittadini per poter discreditare, per poter, come ho detto anche prima, dire cose false. Si farà quindi questo impianto? No, lei aveva detto che non si faceva a Battipaglia. Guardi, io sono convinto che non si faccia. Naturalmente, quando non vedremo gli atti concreti, parliamo solo, lo sono io il primo a dirlo. Però io credo che il lavoro che ha fatto questa amministrazione, anche con la sindaca, anche con il sottoscritto, in armonia con l'ente d'ambito, con la regione, con la provincia, penso che siamo sulla direzione giusta. E io sono convinto, ci metto la faccia a dire che questo compostaggio a Battipaglia non si farà.